interesse era forte per questo tipo di materie, solo che avevo qualche dubbio riguardante la preparazione che possedevo e le difficoltà che ho potuto incontrare nel frequentare questi corsi. Grazie a una giornata dell'orientamento ho capito che ingegneria fosse veramente il mio futuro. Ero dubbiosa se scegliere un'università regina, quindi del mio posto, oppure andare fuori. Ero abbastanza convinto della mia scelta perché comunque stare a casa è un plus abbastanza molto interessante. Devo dire che sono stata sempre contenta fin dall'inizio di venire qui all'università, perché fin dall'inizio ho capito che questo veramente sarebbe stato il mio futuro. Fortunatamente ho deciso di rimanere qui perché il mio percorso è stato molto formativo e al di là di ogni aspettativa mi ha dato veramente tanto. Effettivamente ho avuto qualche difficoltà, però grazie ai professori e anche all'impegno che ci bisogna giustamente prestare, sono riuscito comunque ad andare avanti e ora sono pure alla fine del mio percorso di laurea. Credo che l'università come istituzione deve dare questo agli studenti, deve fornire gli strumenti attraverso cui capire quale sarà la propria posizione nel mondo, sia come appunto professionista che come persona. E quindi l'università, questa università, la Mediterranea, mi ha dato questa grande opportunità e sono molto felice di questo. Dal punto di vista accademico la vita è molto, diciamo che è felice, mi piace dire questo. C'è un bell'ambiente a lezione, si impara moltissimo da tutti i punti di vista. Non so se fortunatamente o sfortunatamente, comunque non siamo moltissimi e quindi possiamo dialogare facilmente con i professori e confrontarci direttamente con loro. Sembra quasi di essere a casa. Quindi da questo punto di vista sono veramente molto contento. L'università è diventata davvero la mia seconda casa. Ho avuto l'opportunità di fare moltissime esperienze, di cogliere moltissime opportunità, grazie anche e soprattutto ai professori che ho potuto sperimentare sulla mia pelle e sono dalla nostra parte, in qualsiasi occasione, sia dal punto di vista della didattica, sia dal punto di vista di qualsiasi altro tipo di iniziativa che abbiamo potuto fare attraverso l'associazione, quali convegni, conferenze, viaggi. E questo è quello che porto nel cuore a conclusione del mio percorso di studi. Mi trovo in realtà abbastanza bene, sia perché ho a che fare con degli studenti che come me si trovano ad affrontare certe difficoltà e affrontarle insieme è sicuramente un grande aiuto. Oltre ad avere anche a disposizione dei laboratori, delle strutture. Il nostro corso di laurea triennale prevede tre indirizzi, telecomunicazione, elettronica ed informatica, e nella triennale sono approfonditi e visti in tutti i vari laboratori che sono presenti all'università. Con tante materie c'è la possibilità di svolgere, diciamo, delle attività prettamente pratiche, quindi non soltanto teoriche, quindi si riesce a passare dalla teoria alla pratica. Per esempio in questo caso noi siamo andati a montare appunto un router, abbiamo le componenti per montare un router, ci viene spiegato come fare, quindi è molto importante anche passare dalla teoria alla pratica, e questo devo essere sincero che è sempre stato fatto. Sono ottime strutture, molti laboratori sono nuovi, tra cui abbiamo il laboratorio di misure che è stato recentemente ristrutturato, ma anche il laboratorio di elettronica che presenta strumentazioni nuove e molto performanti. Quindi in realtà molto del tempo in ingegneria si passa nei laboratori e mi sono trovato molto bene, perché fare una cosa pratica è sicuramente più gratificante che fare semplicemente un argomento teorico. Le tesi sono tesi spesso sperimentali, quindi invogliano lo studente a intraprendere questo percorso in prospettiva sempre di una vita futura, una vita lavorativa, dove la conoscenza che apprendiamo in questi laboratori con i nostri docenti, con i nostri professori, ci dà un input in più, un'aggiunta rispetto a tante altre realtà. Per quanto riguarda la vita fuori, diciamo, dall'università,
c'è molta possibilità. Essendo membro di un'associazione studentesca, il nostro obiettivo è fare in modo che l'università non sia solamente un posto in cui si viene a seguire le lezioni. È vero che bisogna studiare tanto in ingegneria, ma è anche vero che il tempo disponibile, il tempo libero ci sarà sempre. C'è anche modo per stare con i colleghi, magari ci sono le feste, quindi le feste universitarie, che sono comunque un punto di ritrovo abbastanza movimentato, c'è tanta gente. L'organizzazione di convegni che sono approfondimenti di alcuni argomenti trattati a lezione, ma anche cose più, diciamo, piacevoli dal punto di vista dello studente, come l'organizzazione di feste oppure anche eventi di beneficenza all'interno dell'università stessa, come Natale in Ateneo, che è una tradizione che portiamo avanti con Eureka da quasi 10 anni. È vero che si studia, si impegna, però ci si diverte anche quando si è in questi ambienti in cui devi provare, metterti alla prova, andare a testare dei macchinari, delle cose che magari non hai mai usato prima e ti trovi a dover imparare a usarli. Forse sono proprio i laboratori la cosa che mi mancheranno di più. Sicuramente sono affezionato molto al rapporto con i professori, quindi è una cosa che mi mancherà, anche perché sono rappresentante del mio dipartimento, e quindi comunque il rapporto con i professori, devo essere sincero, non è mai mancato, ecco, quindi un rapporto di rispetto, ma comunque un rapporto molto sincero. Molto soddisfatta, lo rifarei e sceglierei nuovamente questo percorso per la specialistica, perché mi ha dato tanto e mi sta dando tanto.